L'ultimo corso di infermieri a Chioggia c'è stato nell'anno accademico 95-96. Quindi dopo circa 30 anni la sanità con questo tipo di investimento arriva ancora nella città di Chioggia, che è la settima città del Veneto, per popolazione, che vede delle peculiarità significative. È una città turistica, una città portuale, è una città che ha un comparto pesca importantissimo. Penso che il fatto di puntare anche sulla formazione e sulla qualità della formazione sia un investimento giusto per la città. Quindi darei la parola al sindaco di Chioggia, che anche in questo caso ci è stato d'aiuto, ci ha supportato e ci è sempre stato vicino in tutte le vicende di questi anni. Sì, grazie direttore, buongiorno a tutti. Vengo a porto i saluti ovviamente della città di Chioggia, dell'amministrazione comunale, e sono qua per ringraziare in primis il direttore generale, con cui ci lega ormai un rapporto anche di amicizia, perché abbiamo collaborato insieme in quei momenti difficili del Covid, e ancora una volta credo che oggi abbia vinto la squadra. La squadra che è stata impegnata nel periodo appunto del Covid nell'affrontare l'emergenza di punti tamponi, anche vaccini, e ovviamente abbiamo in 10 giorni abbiamo creato un punto tamponi presso una zona dell'autorità portuale, che c'era bisogno di alleggerire la pressione. Mi ricordo quei giorni che c'era proprio a 30 metri dal pronto soccorso di Chioggia. E proprio per una questione professionale ho detto non possiamo ovviamente rischiare di avere il pronto soccorso invaso dalle persone che aspettavano il turno per fare il tampone, tanti bambini, anziani. Veramente in 10 giorni tra ASL, Comune, Protezione Civile e l'autorità portuale, che da subito veramente credo che stia lavorando per la città di Chioggia, non solo pensa alle crociere, a tutta l'attività marittima, ma con l'amministrazione nostra, con l'autorità portuale, con l'ASL e anche con l'Università di Padova, che ringrazio perché chiaramente ha creduto nell'investimento presso la nostra città, presso i locali ovviamente dell'ASPO, l'ex ASPO diciamo, vuol dire che c'è comunque un ragionamento fatto assieme. Per me da sindaco avere la possibilità in città di avere diciamo 50 posti come primo anno legati a quella che è la formazione di questi infermieri che poi lavoreranno nelle corsie degli ospedali e non solo, ad aiutare la popolazione, le persone in difficoltà, detto bene, che ci vuole anche una vocazione, perché non tutti i mestieri sono mestieri e basta, per arrivare a fine mese a prendere uno stipendio, ma credo che quando uno lavori sul pubblico, parlo degli infermieri, dei medici, degli operatori sociosanitari, delle forze dell'ordine, ci deve essere comunque una vocazione, una passione per questo mestiere. Credo che i 50 diciamo, nuovi infermieri che inizieranno la loro carriera nella nostra città, per me è ovviamente un orgoglio, è una offerta formativa importante per la nostra città. Sapere che questi infermieri potranno fare anche il tirocinio nel nostro ospedale di Chioggia, dove l'ASL e la Regione del Veneto stanno anche investendo molte risorse, parliamo anche di nuovi premiali che sono arrivati in questi anni, al di là magari di qualche polemica che qualcuno fa, ma credetemi che il direttore generale in primis sta lavorando per creare dei reparti nuovi anche nella nostra città, sono arrivati dei primari, ripeto, penso che il reparto anche di cardiologia sia un reparto veramente d'eccellenza nella nostra città. Poi le difficoltà sono tante, quando si amministra non è semplice, e che sia delle volte le persone mi chiedono ma questo, ma quello, cioè non è che sia tutto dovuto. Le cose da affrontare sono tante, le emergenze sono tante, le difficoltà sono tante, però ripeto, con questo gioco di squadra ancora una volta abbiamo dimostrato che amministrare con senso di responsabilità il bene pubblico, la cosa pubblica, i risultati ovviamente si raggiungono. Con l'autorità portuale non solo abbiamo lavorato sulla crocieristica, in cui la città di Chioggia crede molto, in cui gli operatori turistici ed economici della nostra città ringraziano sempre, perché ovviamente nella nostra città arriva un nuovo tipo di turismo che prima Chioggia non aveva, se non nelle navi diciamo commerciali, però con questo corso di laurea per me stiamo veramente iniziando un percorso fantastico per la nostra città,
E poi non dimentichiamoci che tanti ragazzi di Chioggia che stanno facendo anche i corsi di infermieristica sono pendolari. Ecco, io conosco ragazzi che vanno anche a Rovigo a fare il corso di infermieristica, ho anche un amico che si è laureato da poco, mi ha detto: Mauro, se ci fosse stato questo direttore generale prima, questo presidente dell'autorità portuale, questo sindaco, l'Università di Padova, probabilmente avrei fatto questi 3 anni a casa, non avrei fatto il pendolare, non sarei stato costretto a dormire fuori. Adesso 50 ragazzi di Chioggia e perché no anche dei paesi limitrofi potranno veramente studiare vicino a casa, potranno fare ovviamente il tirocinio all'ospedale, mi auguro insomma che sia potenziato anche con il tirocinio all'ospedale di Chioggia, e quindi un ringraziamento da parte mia va veramente a tutti questi attori che sono seduti qua, perché noi crediamo veramente nel gioco di squadra. Insieme, permettetemi di dire, vedo il presidente è interista e anche contento che ha vinto lo scudetto l'Inter, con questa squadra siamo imbattibili, ecco. E grazie veramente a tutti a nome mio e a nome di tanti genitori che hanno avuto i figli che hanno studiato fuori di Chioggia. Sì, la USL storicamente già dal 2021, quando ancora erano i locali sotto la gestione dell'ASPO, aveva degli spazi che poteva utilizzare. In epoca vaccini abbiamo messo a disposizione spazi e parte del parcheggio, e la collaborazione adesso si amplia con una presenza più stabile che è a beneficio sia dei corsisti che potranno seguire dei corsi direttamente nelle nostre sedi per quanto riguarda personale infermieristico, ma anche corsi per, ed è questo l'elemento principale per quanto ci riguarda, per il personale imbarcato, per i naviganti e anche convenzioni per tutti coloro che operano all'interno del porto di Chioggia. Quindi è una collaborazione che ci consente di attuare il famoso pilastro, no, della nostra strategia, che è quello del rapporto, aprire il porto alla città, vuol dire anche aprire a servizi ulteriori che in questo caso hanno un doppio beneficio, no? Fare di Chioggia un luogo di formazione anche per consentire, come ha detto il sindaco, la possibilità di seguire dei corsi nella propria città senza doversi spostare. Per quanto ci riguarda, e soprattutto grazie al grosso supporto che abbiamo avuto dalla regione del Veneto, dell'assessore, la possibilità di insediare un servizio che veramente è a beneficio orizzontale della portualità. E direi che questi risultati si raggiungono perché c'è una guida importante, salda e che guarda al futuro con grande intelligenza. Sì, buongiorno. Vuole fare danni? No, sì, buongiorno, io saluto il presidente di base per l'ospitalità. Io non ero mai stata qui, ero stata dall'altra parte per dei convini, ma proprio qui, insomma, nella parte dell'autorità portuale non c'ero mai stata, quindi anche una sorpresa, ma avevo un po' più calma perché devo tra poco scappare dal consiglio regionale, quindi non ho neanche tempo più di tanto di trattenermi per visitare più a fondo, insomma, questa struttura. Però ringrazio il dottor Di Blasio per la sinergia che si è creata, sinergia che si è creata con le istituzioni, nel caso specifico con l'azienda sanitaria USL 3 Serenissima, non solo è stata citata nel momento sicuramente la pandemia, sono stati citati tutti i tamponi, i centri vaccinali e quant'altro, ma anche poi nel proseguo. E la messa a disposizione dei locali a Chioggia per questi piani di attivazione, perché abbiamo visto insomma, che era un corso che era attivato tanti anni fa, poi non c'è più stato, quindi la riattivazione del corso di infermieristica a Chioggia, insomma, è la testimonianza anche con una sinergia, come è stato detto, che permette una crescita complessiva, una crescita sia per quanto riguarda il nostro sistema sanitario, ma anche un interscambio di competenze e professionalità con quelle che sono le attività poi della crocieristica e anche l'attività portuale. Credo che questo insomma sia sicuramente molto positivo, ma anche qualitativo, e vada nella direzione giusta di relazione, di sinergia, di rete e di scambio tra istituzioni, soprattutto quando mettiamo al centro il bene principale che abbiamo, sia la salute. Credo che oggi si è capito in maniera molto forte che attorno al tema salute, benessere, però soprattutto il tema salute,
ruota il benessere della società, il sviluppo della società, il progresso della società. L'abbiamo capito durante la pandemia, insomma, una pandemia ci ha portato, abbiamo dovuto interrompere tutto e quindi è chiaro che l'investimento in salute vuol dire investimento in progresso, vuol dire investimento in futuro. E noi come riusciamo a fare un investimento e ad essere sempre più cogenti, puntuali rispetto ai bisogni che aumentano, rispetto alle richieste, rispetto alle organizzazioni, la messa a terra di nuovi sistemi anche organizzativi che cercano di andare incontro al paziente anziano, al paziente cronico, avvicinare il paziente a casa e quant'altro, potenziando il nostro capitale umano e quindi potenziando il più possibile quelle che sono le professioni sanitarie. Come diceva, ringrazio il Presta Scuola di Medicina, il professor Vitos. Noi parliamo tanto, spesso, troppo, l'emergenza c'è ancora, non è che l'emergenza medici sia finita, però non abbiamo parlato, parliamo poco invece dell'emergenza professione sanitaria, che è un'emergenza che la porta, e già c'è già, però oggi siamo sicuramente molto più concentrati sull'emergenza medici. E quindi da qui insomma sicuramente gli sforzi che sono stati fatti sono sforzi che vanno in una direzione molto importante, perché oggi noi siamo riusciti ad aumentare i posti nei nostri atenei, sono state aumentate le borse di specializzazione, con anche il risvolto che oggi molti posti di specializzazione purtroppo restano vuoti, perché c'è quella vocazione mancata che si citava prima, soprattutto rispetto alle specializzazioni. E la stessa cosa purtroppo sta accadendo anche per le professioni sanitarie, con invece una richiesta di professioni sanitarie, nello caso specifico di infermieristica, sempre più pressante, perché oggi c'è un'organizzazione sia ospedaliera ma soprattutto territoriale che richiede invece in maniera molto forte queste figure. E se noi pensiamo anche alla messa a terra di tutto quello che noi stiamo facendo rispetto all'IDM 77, quindi potenziamento del territorio, quando parliamo di infermieri di famiglia, di coppie, di case di comunità, di ospedali di comunità, per citarli, sono tutte strutture principalmente a dirigenza infermieristica e medica, ma con un apporto infermieristico molto molto forte. Da qui la necessità sicuramente di andare a intervenire, di andare a potenziare. Il Veneto ha fatto uno sforzo molto molto importante, di cui devo ringraziare i due atenei veneti, quindi Padova in primis e poi Verona, perché solo in scienze infermieristiche noi siamo passati dall'anno 2020-2021 a 1200 posti e con l'anno appunto in itinere siamo a 1780 posti. Quindi voi capite che sforzo enorme che abbiamo fatto con i due atenei, che ringrazio. Però il nostro fabbisogno è un fabbisogno che si aggira ancora attorno ai 3500 posti, 3500, quindi vuol dire che anche se siamo aumentati a 1780 abbiamo ancora un gap molto importante e abbiamo la necessità, la volontà poi di riuscire anche a riempire tutti i posti che oggi sono stati messi o saranno messi anche questi 50 posti in più a Chioggia a Mando. Da qui sicuramente l'investimento che deve essere non solo un investimento poi chiaramente con le comunità, perché poi le comunità, i territori possono fare la differenza, soprattutto sulle agevolazioni, le infrastrutturazioni, le foresterie, quelle sono le agevolazioni, insomma anche per chi arriva da un territorio più lontano, ma anche poi per quanto ci riguarda da un punto di vista di valorizzazione della professione infermieristica. Su questo credo che siamo tutti d'accordo e su cui c'è un ragionamento anche a livello nazionale proprio sulla valorizzazione insomma, anche della professione infermieristica all'interno di determinati contesti, determinati set assistenziali, perché diventerà, come dicevamo, una figura che soprattutto oggi legata al territorio, legata al vicino di prossimità, legata alla popolazione, alla non autosufficienza, legata alla cronicità, insomma, che oggi ormai sicuramente insomma, riguarda molte molte persone, insomma, li vedrà sempre più come protagonisti all'interno di questa nuova organizzazione che vedrà sempre più la parte ospedaliera
come la parte insomma legata alle aguzie, quindi con l'area di specializzazione, con quelle che sono insomma tutte le varie situazioni che poi trovano all'interno della parte ospedaliera la giusta location, e poi l'integrazione con la parte territoriale, che chiaramente sappiamo sarà una parte in crescita, importante, in continua evoluzione, in continua evoluzione dei bisogni. Quindi l'aver essere riusciti oggi a far partire questo nuovo corso con 50 posti a Chioggia va ad implementare sicuramente la necessità, va anche, come si diceva, a valorizzare quelli che sono i territori, ma soprattutto quelli che sono i presidi territoriali, perché in questo modo noi siamo convinti che riusciamo a creare una stretta sinergia tra il presidio territoriale e la formazione in loco, perché è chiaro che è molto più semplice, più facile se siamo vicini a un grande ospedale, ancora di più insomma se è un ospedale a vocazione universitaria, ma così facendo insomma riusciamo sicuramente a dare una copertura maggiore e anche a creare insomma questi meccanismi di poi insomma fidelizzazione rispetto alla struttura su cui si dice.